Tutto pronto a Macerata per il tradizionale pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto che si svolgerà nella notte tra sabato e domenica. Un migliaio di volontari, circa 20.000 ostie per la comunione della celebrazione allo stadio Alvia Recina celebrata dal cardinale Marc Ouellet, 50 medici, 50 ambulanze, 15.000 bottigliette d'acqua, 200 pullman accreditati. Questi sono solo alcuni dei numeri dell'evento, anche se il numero che quest'anno risuona più importanza è il 40, come le edizioni. È un numero bello e grande, ma il numero più bello è il numero 1, quando siamo partiti, perché da lì è tutto è venuto come un miracolo, come una grazia, perché un crescendo doveva essere l'esperienza di un anno, due anni, e invece ogni anno c'è come una spinta da parte dei giovani, degli adulti, del popolo che ci porta avanti questa esperienza. Una domanda che cercate è il tema di questa edizione. Il mondo di oggi vive spesso l'agitazione, la ricerca. Più che cosa cercate, è importante chi cercate. Cerchiamo trovare, incontrare persone, la prima persona a incontrare il Signore. Questa realtà si inserisce in un cammino che ormai 40 anni, alcuni dei primi giovani adesso hanno i capelli bianchi, però anche i nuovi giovani vivono questa esperienza. Tante le adesioni da ogni parte d'Italia, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia. E questo ci colpisce perché di fronte alla crisi religiosa di cui tutti parlano, stupisce come un evento, come il pellegrinaggio, attiri così tante persone. Come mai? Ecco, io quasi vorrei lasciare questa domanda aperta, perché è un fatto che è sotto gli occhi di tutti, che interroga innanzitutto noi, ma credo che interroghi tutti. Evidentemente ci si trova imbattuti con un fatto, con un avvenimento che è in grado di intercettare il bisogno dell'uomo. Non è un aspetto devozionale o pietistico, è il desiderio di vivere un'esperienza che cambi la propria vita. Forse tutte queste persone vengono con questo desiderio e noi vogliamo custodirlo e lasciarci guidare da questo. E Papa Francesco parteciperà? Ieri è stato stupendo quando ci ha acceso la fiaccola. Appena mi ha visto ha detto: mi ricordo che sabato devo fare la telefonata. Poi gli ho raccontato come si svolge il pellegrinaggio, soprattutto da parte di noi pastori, noi adulti che accogliamo i giovani, perché i giovani hanno bisogno di sentirsi coinvolti. Ho raccontato loro un episodio del passato, mi ha interrotto e ha detto: ma questo è bello, ma questo è bello. Poi di nuovo ha ripetuto l'assicurazione della telefonata. Ci vuol bene.